Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Se amate arricchire le vostre creazioni con dei dettagli che diano un tocco unico ed originale, se siete sempre alla ricerca di un prodotto artigianale di alta qualità che sia resistente e alla moda, abbiamo quello che fa per voi. Sto parlando degli alamari, un piccolo accessorio ma che può essere utilizzato per le più svariate creazioni. Da oggi è presente nel nostro catalogo nella variante fiore. Vediamo un po' di cosa si tratta. Ed eccolo qui, scopriamo insieme il nostro alamaro fiore. Come possiamo vedere, si tratta davvero dell'unione di design e praticità. La patta a forma di fiore e in alcantara ha una misura di 4 cm. Lungo tutto il bordo possiamo vedere l'applicazione dei fori di circa un millimetro per permettere una facile applicazione. Quindi si potrà cucire il fiore senza alcuno sforzo, garantendo quindi poi così un risultato finale molto pulito. L'alcantara poi è un materiale particolarmente pregiato e solitamente utilizzato proprio per gli accessori di lusso e si distingue in particolar modo per la sua morbidezza oltre che per la sua resistenza. Il cordoncino ha invece un diametro di 5 mm all'incirca che vi garantirà resistenza ma anche stile e delicatezza. E passiamo poi al fulcro del nostro alamaro, ovvero il bottone in legno. Anche questo ha una misura di 4 cm all'incirca. Quella che stiamo vedendo è la colorazione rosa, ma quelle disponibili sono davvero numerose. Scopriamole tutte! Abbiamo quindi visto il fascino dell'artigianato italiano che si fonde alla modernità e alla praticità della vita quotidiana. Facilissima l'applicazione grazie ai fori di cui è già dotata la patta, quindi cucirli sarà davvero un gioco da ragazzi. Anche divertente perché potrete sbizzarrirvi grazie alla vastità di colorazioni presenti nelle più svariate combinazioni. Quindi un piccolo dettaglio, una chiusura, ma che può fare davvero la differenza per donare quel tocco di personalizzazione, di artigianalità a tutte quelle che sono le vostre creazioni handmade. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News, ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, quindi la pagina Facebook Meglio di Maya, ma anche il nostro gruppo ufficiale Tessiland, la pagina Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog dove ogni settimana ci sono tantissime novità. Al prossimo Tessiland News!